Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Soluzione Joe Fitness. Joe, sono tanti anni che vado in palestra, mi alleno benissimo, ma non ottengo nessun risultato. Avevo 20 kg di sovrappeso, sono arrivato massimo a 18, ho perso soltanto 2 kg, ma non vado oltre. Oppure ero secco, sono rimasto tale, sì, certo, un po' di muscoletti li metto, ma poi appena durante l'estate mollo per anche un mese, non si vede più nulla. Queste sono le domande che mi vengono fatte sui social. Oggi in questo video voglio rispondervi con chiarezza, con franchezza, però prima vi faccio vedere il video che ho postato sul mio account Instagram. Guardate. Vai in palestra, ti alleni ma non ottieni risultati. Come mai? Ora, dato per assunto che il tuo istruttore sia bravo, che ti faccia un programma di allenamento che periodicamente te lo cambia, che ogni esercizio lo esegui correttamente, non dilati troppi tempi di recupero, non stai troppo tempo al cellulare durante i tuoi allenamenti, che utilizzi i carichi giusti per ottenere i tuoi risultati, che non abbia paura della pasta muscolare, che quindi ti alleni il giusto senza fare obiezioni e soprattutto che abbia voglia di metterti in gioco e superare i tuoi limiti, probabilmente avrai una genetica che rema contro. Ma ci sono milioni di persone che come te hanno la tua stessa genetica, ma i risultati li ottengono. E allora sono tre i fattori che possono incidere. Il primo è la tua scarsa propensione a resistere alle tentazioni alimentari. Tutte le volte che vieni posto davanti a una torta o un alcolico, cedi facilmente. Due, ti allontani troppo facilmente dai tuoi allenamenti. Quindi ti alleni per un mese e per una settimana non ci sei. Puoi avere le tue buone ragioni, ma questo al tuo fisico non interessa. Tre, ti alleni troppo, fai troppe attività e curi poco la fase di recupero, che è determinante per ottenere i risultati. Tu non sei diverso dagli altri, devi solo impegnarti di più e meglio. Avete ascoltato? Bene. Allora, come vi ho detto, diamo per assunto il fatto che l'istruttore che vi fa il programma di allenamento sia una persona valida, una persona che dal punto di vista professionale si è aggiornato, non rimane chiuso nelle sue, sa personalizzare gli allenamenti e non è uno che ti dà la scheda prestampata per fare prima, eccetera. Quindi, dato per assunto questo, dato per assunto che hai un buon programma di allenamento che ti viene cambiato periodicamente quando è necessario, diamo per assunto anche il fatto che esegui gli esercizi tenendo conto di una giusta tempistica di recupero tra le serie, che sappia gestire bene anche ogni ripetizione, quindi dare importanza alla fase. Diamo per assunto che non perdi molto tempo al telefono, diamo per assunto che ti alleni col giusto approccio mentale, che abbia le giuste motivazioni, però di questo non ne parliamo perché vi ho parlato di motivazioni proprio nel video precedente che vi linko qui in basso nelle info. Ma dato per assunto tutto questo, la domanda è come mai quindi io non ottengo risultati? E vi ripeto, certamente la genetica ha una sua importanza, perché una persona che ha una genetica favorevole fa qualche esercizio e fatto bene, ottiene subito dei risultati clamorosi. Chi ha la genetica che rema contro deve faticare di più, deve essere più combattivo, deve sapere che deve fare molte più rinunce. Certo, non è detto che le debba fare, però se vuole risultati le deve fare. Quindi la genetica ti rema contro, ok, però ci sono tantissime altre persone, io conosco milioni di persone che avevano la genetica contro, ma hanno tuttora la genetica contro, ma ottengono bei risultati, risultati clamorosi, perché si impegnano e non solo in palestra, ovviamente. E allora la genetica è una scusa a questo punto, perché è vero che magari potrebbe facilitare il compito, ma non è determinante per chi vuole davvero arrivare alla fine, davvero vuole aprire la porta dei suoi sogni, no? Allora, l'istruttore, veniamo al primo accorgimento, l'alimentazione. Voi mi direte sì, ok, l'alimentazione, io mangio bene. Io ho sentito tante persone che dicono mangio bene, e poi quando vado ad analizzare che cosa mangiano, mi rendo conto che probabilmente non sanno che significa alimentarsi in maniera corretta. Innanzitutto non è il numero totale di calorie che fa la differenza, ma è da che cosa queste calorie sono composte e quando vengono ingerite. Ad esempio, se io devo consumare, posso introdurre, posso fare un'alimentazione di 1500 calorie, se io digiuno tutta la giornata e le 1500 calorie le prendo a mezzanotte, è un conto. Se le distribuisco durante la giornata, è un altro conto. Inoltre, se queste 1500 calorie consistono in tre cornetti la mattina, la torta della nonna, il gelato, 15 alcolici, eccetera, certamente non possiamo dire che fai una corretta alimentazione, pur mantenendoti nel range giusto. Quindi è fondamentale personalizzare il tipo di alimentazione. Se non sai resistere alle tentazioni culinarie, allora diventa un problema. Allora significa che probabilmente il piacere del cibo è superiore al piacere che potresti provare guardandoti allo specchio. Nessuno ti fa una colpa, ma né tantomeno io sono qui per giudicarti. Io sono qui per giudicare coloro che vogliono cambiare, ma non ci riescono per pigrizia, per debolezza, perché sono meno forti di quanto credono.
Non giudico, certo, chi dice io ho 20 kg di sovrappeso, me ne frego, certo, vorrei anche stare un po' meglio, ma fondamentalmente mi piace troppo mangiare, la palestra non la guardo nemmeno da lontano. Ok, tu sei libero di fare la tua scelta, però poi non piangere se salendo le scale la fanno, non piangere se magari nessuno ti guarda perché non hai un fisico giusto, non piangere se poi non puoi mettere quell'abito, non piangere se poi non puoi mettere quel costume, e parlo di uomo, ma parlo di donna, ma anche di uomo, e non solo di adulti, ma anche di ragazzi. Ragazze, quindi alimentazione fondamentale. Se sgarri, ci può stare una volta ogni tanto, ma dipende anche da che tipo di sgarro. Cioè, in tutte le diete c'è sempre un giorno in cui puoi mangiare qualcosa in più, ma qualcosa in più, non che devi ammazzarti di cibo per compensare la settimana che hai mantenuto un'alimentazione un po' più rigorosa, perché altrimenti sei sempre al punto. Il secondo punto da analizzare è la tua costanza in allenamento, perché tu puoi anche frequentare la palestra per 12 mesi, ma 12 mesi significa che tu fai almeno 12 allenamenti al mese, moltiplicati 12. Vogliamo mettere agosto smetti, moltiplicate 11, anche 10. Ma allenarsi tutto l'anno significa questo, non significa certo pagare la palestra per 12 mesi, frequenti gennaio, febbraio, marzo, sto più un mese, una settimana non ci vieni, poi ci vediamo a giugno, sono stato impegnato. Allora tu puoi avere le tue buone motivazioni per non venire costantemente in palestra, ma nessuno ti sta. Ti sto soltanto dicendo che il tuo fisico non ascolta le tue motivazioni. Cioè, puoi aver avuto degli impegni di lavoro, puoi aver avuto degli impegni familiari, delle crisi sentimentali, qualsiasi cosa, ma il tuo fisico questo non interessa. Diciamo che tu non vada in palestra, sei un muratore, sviluppi una certa massa muscolare e la mantieni perché il tuo cervello sa che il giorno dopo devi sollevare dei mattoni. Se invece tu sollevi i mattoni un giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, poi dopo per 6 mesi non lo fai più, il tuo cervello dice: la massa, la forza, la struttura muscolare non serve più come prima e quindi comincia a ridurla. Perché? Perché deve faticare molto meno per poterla nutrire, per poterla portare avanti. Ecco, questo in parole volgarissime ti ho fatto capire che per mantenere una certa struttura muscolare, un certo volume muscolare, devi far sì che il tuo corpo senta la necessità di possederla. E quindi allenamento, carico, aumentare i carichi, sollevare ghisa. Se devi perdere peso, lo devi fare costantemente in maniera intelligente. Quindi allenarti, dare al tuo corpo la sensazione che ha bisogno di bruciare più calorie, lui lo farà in maniera intelligente. Se poi per un mese non vieni in palestra e mangi male magari, alla fine non interessa, diciamo, questo è un concetto che va a tuo discapito, puoi avere tutte le motivazioni giuste che siano, ma non interessano. Il terzo aspetto è altresì determinante. Conosco molte persone che si allenano tutti i giorni, vanno oltre quello che dovrebbero necessariamente fare. Frequentano corsi di zumba, di step, di aerobica, crossfit funzionale, vanno a ballare, fanno 2 ore di saltarezzi ogni giorno, squat, stacchi, fanno troppo. Non capiscono che la fase di recupero è necessaria, fondamentale per migliorare. Quindi magari alcuni si allenano la mattina, poi tornano il pomeriggio, la mattina fanno box e il pomeriggio vanno a giocare a pallone, la mattina vanno a fare fitbox e il pomeriggio fanno funzionale. Non funziona in questo modo. Chi troppo si allena, magari è lodevole perché vuole fare qualcosa, ma provate a mantenere questi ritmi tutto l'anno per 10 anni, per tutta la vita, è impossibile. Potrete mantenerli per brevi periodi, poi lo stress sarà talmente tanto che vi limiterà i risultati. Inoltre è molto probabile che il sovrallenamento vi arrechi poi danni fisici, quindi infortuni, perché proprio non riuscite a recuperare bene. Allora è necessario allenarsi il giusto, né troppo poco. Quindi bisogna essere costanti nel tempo, sapere che i risultati si ottengono gradualmente e non in maniera forzata in un mese, e questo vi porterà ad avere risultati molto più duraturi. E certamente in maniera molto più intelligente, senza stressarvi oltremodo. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti serva per autoanalizzarti, per capire dove stai sbagliando. Perché prima di fare un programma di allenamento, ovviamente valido in base alle tue caratteristiche, bisogna valutare se hai la voglia di andare in palestra, se riesci a essere costante, se davvero ti alleni in maniera perfetta, se ti. Tutte queste caratteristiche sono necessarie per capire se stai andando nella giusta direzione. Altrimenti ci si ferma sul tavolo, si analizzano dove sono gli errori e bisogna necessariamente migliorarli. Sono piccole cose che fanno grandi differenze. Ora ti invito a seguirmi su questo canale, fai clic 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 su Soluzioni Joe Fitness, clicca sulla campanella, seguimi sugli altri social, Fitness Italia su Facebook, Joe Metrano Fitness o Joe Metrano su Instagram.
Ci sono anche su Twitter, Ametrano Joe, sono ovunque, ma principalmente seguimi qui, canale YouTube Soluzione Joe Fitness.